Ciao ragazzi, io sono Red. E io sono War. Grande, wow. E bentornati in questo nuovo incredibile Fuck. E andremo a rispondere quindi a delle domande che vi abbiamo fatto su Instagram. Non ci seguite su Instagram? Io vi dico no. Vabbè, ma il fuck è goliardico. Quindi partiamo subito in quinta e rispondiamo alle vostre domande. Dani chiede: un fucile a pompa che sia economico e con buona qualità. Risposta: non ci siamo mica consultati, assolutamente. Il ragionamento migliore è non andare su Cima, perché tutto sommato non c'è abbastanza qualità. Andate su qualcosa magari a molla di Secutor, che funzionano da Dio, e vi evitate la spesa del gas, che ovviamente costa veramente tanto. 21Martina08 chiede: perché sei gay? A parla con te. Solo nei giorni dispari. Ragazze nel soft air, che ne pensate? Prima di rispondere, pancrop sul mio viso, pancrop sul mio viso. Ponderiamo in maniera attenta la risposta. Facciamo così: io do quella giusta, io quella sbagliata. Io dico che ce ne servono di più e che fa piacere che si possa includere tutti quanti. Io penso invece che la domenica i piatti da lavare siano tanti, è piaciuta io, la famiglia. Io no. Si tiene. Ma perché questa? Perché così. Le donne hanno diritti? Se sì, quali? Il bro non ha mai letto la Costituzione. Cosa ne pensi dei pallini bio? Hai mai avuto brutte esperienze con quest'ultimi? Pallini bio sono quasi obbligatori ovunque. Esperienze negative? No. Nella media di qualsiasi pallino bio o non bio non c'entra niente. C'entra la qualità sostanzialmente. C'entra la qualità, sì. Un salutone a Tactical Game Space che tira fuori scatti rubati. Tra l'altro stavo tagliando le salsicce al Junior Soft Air Camp. Per i ragazzi. Le salsicce dei ragazzi. No. Alessandro scrive: la vostra marca preferita di A e G. Tecnicamente sono marchiate Seagear, quindi io dico Seagear. Oh là là, il signorino parla francese. Tu hai detto? UFC o Crytek. Alcuni soft gunner, scrive Gilberto e compagnia bella, definiscono il soft air un gioco e altri uno sport. Qual è la vostra idea? Questo rientra nella stessa categoria del bro che non legge la Costituzione. Questo non legge la Gazzetta Ufficiale. Nel 2017 il soft air è sotto la voce tiro tattico sportivo, mi pare. Sì. È uno sport, è stato dichiarato sport. Quindi, ragazzi, se lo fate in giardino di casa vostra con i vostri amici, non è uno sport. Però ufficialmente il soft air lo è. Tiro tattico sportivo. Prossimo video gioco da sfidare nelle ricariche? Animal Crossing. Super Mario. Probabilmente, quasi sicuramente faremo MV2 poco prima che esca MV3. Scrive: pareri sinceri sulle vostre operazioni custom. Io faccio toccare il mio fucile solo e soltanto dai nostri tecnici, punto. Perché ho visto tanti lavori e mi fido solo dei nostri tecnici, perché abbiamo un rapporto diretto con i produttori di pezzi, quindi conosciamo vita, morte e miracoli e come renderli ancora più miracolosi e più che magari qualunque altra persona da quel che so io. Quindi mi fido solo di loro. Io no. Sì ragazzi, ovviamente anche io sono rimasto veramente molto contento delle modifiche che sono state fatte e soprattutto siamo in continua evoluzione, quindi ogni giorno si lavora per fare le cose meglio, più efficienti, cerchiamo di fare di tutto. Innovarci. Cambio. Crox chiede: Red, ma di solito dormi con due o tre cuscini? Uno. Sei sicuro? Cioè, vabbè, ce ne sono due perché l'altro lo usa la mia compagna, però... Quanto fa vecchio di la mia compagna? Che marca sono con suddetti cuscini? Il ritorno del buon formaggio che chiede: cosa ne pensi dei SRE Marui? No. Vecchi. Sono vecchi e ci sarà un video apposta. Andrea Testa 92 chiede: tips and tricks per sistemare l'equipaggiamento e gli accessori. State sintonizzati perché questo commento ci ha ispirato per girare il video che uscirà settimana prossima. Quindi Andrea, grande, il video di settimana prossima lo facciamo in tuo onore. È dedicato a te, immensamente Andrea. Zecca Comunista chiede: no. Cosa? C'è scritto Zecca, mi hai preso così. Miglior pistola low cost per iniziare, AP01. Cosa ne pensate di... Prossima domanda. Riccardo Profeta. Riccardo Profeta chiede ancora. Non è molto profeta sto tipo con le domande che fa. Me lo sono sempre chiesto come è nato il Monopoly. Abbiamo già risposto, quindi riguardati tutte le fuck e troverai la risposta. Anzi, riguardati proprio tutti i video e metti like sotto ogni video, compreso questo, ragazzi. È uscito molto alla Jackie Day. Andrea chiede: qual è il tuo gusto di gelato preferito? Bro, non mi piace il gelato. Ma va vangu. Come fa a non piacerti il gelato? Non lo so, è freddo e... Ma
Ma vabbè, mi fa gelare i coglioni. No, è troppo dolce. Gli dà fastidio leccare cose. Ultima domanda. Lino Barone chiede: avete mai defecato all'aperto appena prima di una partita di soft air? Ho riempito io determinati buchi nella grammatica del commento. Chiudiamo con questa perché è una storia molto divertente. Pensavo avessi riempito determinati buchi prima della partita. E rimarrò molto vago in modo tale che non si capisca quando e come è successa questa cosa. Sì. E dovevamo giocare come squadra sostanzialmente a un torneo, però dovevamo fare scenario. E visto che era più o meno limitrofo, abbiamo detto andiamo su il giorno prima, cioè la sera prima, facciamo grigliata lì, così poi dopo il giorno dopo dormiamo in tenda e siamo direttamente lì. Lo abbiamo fatto e abbiamo fatto la grigliata, però quando c'è la grigliata comunque un pochino si beve, si mangia, poi si mangia e poi si beve. Insomma, era stata una serata si beve. Divertente, no? In cui sono state dette e fatte tante cose. La mattina ci svegliamo e oltre a un freddo perché c'era veramente stato un freddo assurdo, diventa abbastanza essenziale dopo più o meno un'ora e mezza dalla sveglia dover andare al cessico. Il problema è che ovviamente avendo un po' bevuto ci siamo alzati tardi e dovevamo cominciare a far scenario, quindi non c'era il tempo di andare fino alla casa, trovare il bagno, questo e quell'altro. Ecco che io decido di andarmi a imboscare in un punto, scavo la mia bella buchina e ci faccio la cacca dentro. L'unico elemento che ha fatto, diciamo, ridere è che ero talmente fiero della quantità prodotta che ho chiamato il buon Black e gli ho chiesto di venire a vederla. E lui è venuto e è andato a vedere. Prima di tutto questo ero svenuto. Era quando mi avete parcheggiato la macchina di fianco e avete fatto il clacson per svegliarmi. C'era il muso di una lancia musa, tanto così da me, che suonava il clacson per svegliarmi. Gran serata. Questo è l'aneddoto finale con cui vi lascio. Tu hai fatto la cacca nei boschi? No, io non ho... cioè, è difficile che la faccia fuori dal vasino. Quando lo faccio bene. Esatto. Va bene, ragazzi, con questa storia di... esatto. La possiamo chiudere qui. Vi ringrazio per le domande fatte, vi ringrazio per il tempo dedicato. Ci vi ricordo di venirci a seguire su Instagram perché, se non siete riusciti a farci le domande, è perché non ci seguite attentamente su Instagram. Avevate qualcosa da chiedere? Era importantissima? Vi poteva salvare la vita? Scriveteci sotto questo video o ancora meglio se sono domande relative al software su WhatsApp. Trovate tutto da Monopoly Software Shop nel link di Monopoly Software Shop, ovviamente nella descrizione del video. Le conclusioni mi sono rotto, devo farle io, quindi le lascio fare al buon Wolf. Vediamo se le sa fare. Fai furbo. Intanto vi anticipo già che non da questo video né dal prossimo, da quello dopo ancora, ci saranno enormi novità, enorme rivoluzione su questo canale. Se non volete perdervela, subito iscrivervi e mettete la campanellina per essere sempre aggiornati. E ripeto, ne vedrete di nuove. E sì, per l'appunto ci saranno importanti novità, rimanete sintonizzati perché da ottobre la storia cambia e ci divertiremo veramente tanto insieme. Detto ciò, io vi ringrazio, qui da Red è tutto, qui da War è tutto e come al solito, stay angry. Aspetta, vieni qua e gli racconti quella volta che sono stato su un albero.